e sentite che ne soffre. Il nuovo libro degli spiriti, DVB, cerchio medianico K attraverso Marco, guida interiore. Qualora un essere dunque vi chieda ciò che vi violenta e sentite che ne soffre e che non è un capriccio, ma state attenti ad essere obiettivi in questo, allora voi date, perché quella violenza che avrete fatto a voi stessi vi riscatti da ciò che prima non avete fatto. Guida psichica. E quando quella violenza si fa sentire tale, è perché ancora non avete compreso il messaggio che il karma vuole inviarvi. Esso è carico di amore e di significato, ma voi, cogliendone solo l'aspetto esteriore, l'aspetto mentale, non riuscite a collegarlo ai mondi più sottili dell'essere vostro interiore. Siate dunque consapevoli che l'amore non è una meta, perché deve essere lo stato di coscienza da cui si parte per l'analisi di se stessi. Guida interiore. Per iniziare sereni l'analisi dell'essere vostro, dovete quindi avere un concetto positivo verso voi stessi. Dovete amarvi non come quell'io che voi sentite di essere, ma come parte di un tutto inscindibile che deve, per amore agli altri, migliorarsi e conoscere la propria natura di totalità. Apritevi dunque agli orizzonti che i vostri fotogrammi, vostri e solo vostri, vi creano dinanzi e sappiate ascoltarne la voce. Guida psichica. Allorquando questi fotogrammi da voi stessi creati vi parlano, non possono fallire in ciò che dicono all'intimo vostro, imperciò che essi altro non sono che voi stessi, una vostra esperienza. Non ascoltare i propri fotogrammi è un autolimitarsi. Vi diciamo infatti che il tepido si circoscrive. Non vogliamo annoiarvi parlandovi dell'essere vostro, ma solo spronarvi a conoscerlo, creature nostre. Desiderate pure, ma questo desiderio sia altruistico e così si esprima: ch'io conosca me stesso. Questo è il desiderio più altruistico che un essere può avere nei confronti dei propri simili. E sapete perché? Perché ciò che voi vedete dei vostri simili altro non è che la vostra creazione. Conoscendo dunque voi stessi, la creazione che farete sarà sempre più perfetta ed amore sarà attorno a voi perché voi lo avrete creato.